anche la registrazione, perché come sapete i nostri webinar poi saranno posizionati nell'area riservata del sito, dove solo i soci hanno l'accesso per riascoltarli oppure per riprendere, visto che magari qualcuno se li può perdere, dati gli impegni. Io ringrazio tantissimo Nora di essere qui con noi, speriamo di riprendere magari primavera o di ipotizzare anche un interscambio in Romania, a vedere i luoghi delle sue scoperte, dei suoi ritrovamenti. Poi, se Enrico sono lungo, fermami, perché almeno gli traduciamo questa parte. Enrico, grazie anche a lui perché ci fa la cortesia di tradurre la parte di esposizione di Nora, la sua seconda traduzione. È stato bravissimo già alla prima, ma assolutamente lo ringraziamo della disponibilità e della dedizione che sta dimostrando anche lui per Alao. Vi chiedo a tutti di disattivare i microfoni in modo che non entrino suoni che possono disturbare la registrazione. Ricordo la chat dove potete inserire le domande che poi riprenderemo a fine presentazione. E dico a tutti buon webinar, grazie ancora Nora. Dico due traduzioni di questo e possiamo partire. Okay, let's go, Nora. Johnny, saying thank you for being with us tonight. And then he proposed to that maybe in the springtime we can do some exchange to visit our each other wild orchid place to maybe we can have some trip in Italy and then in Romania for join wild orchid if it will be possible in the springtime. Okay. Yeah, thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you so much to everyone for translating and for being so kind and for willing to know about Romanian orchids. And yes, in spring or next year, we should really do some exchange and you know, see some orchids from Italy, see some orchids from Romania, and I'm sure we will be able to see each other at some point. Sarebbe meraviglioso. Ok, Nora dice che ci sta, le piacerebbe anche a lei, insomma, poter fare questo scambio culturale basato sulle orchidee, di andare noi in Romania, venire lei in Italia per guardare un po' di orchidee italiane e romene rispettivamente. Chissà, in primavera o l'anno prossimo, che poi... Sodalizio di spontanee, bellissimo. Sì, sì. Ok, Nora, I think we are, let's start. We start, so my name is Nora De Angeli. My real name in Romania is Nora Angelescu. I'm going to talk about my recent book, which describes the orchids of Romania. All the species of Romanian orchids are also the subject of my PhD thesis. I'm in my third year, so I'm studying their taxonomy, morphology, and their pollination strategies. Ok, Nora ci dice che si presenta, si chiama per noi Nora De Angeli, De Angeli, anzi, anche se il suo vero nome, il nome in lingua in romeno è Angelescu, ci spiegava prima insomma l'origine italiana del nome che poi è stato trasformato in Angelescu perché il nonno era italiano, e ci racconta del suo libro, della Orchidea della Romania, sulla tassonomia, la morfologia e le strategie di impollinazione. Nora è al terzo anno del dottorato all'Università di Bucarest, nella facoltà di scienze agronomiche e veterinarie e la facoltà di orticoltura, e appunto questo lavoro di questo libro deriva dal suo percorso formativo per il dottorato, insomma. So a brief overview. So in Romania, we have the orchids are represented by three subfamilies, by 26 genera, 71 species, 14 subspecies, and a lot of varieties and subvarieties and forms. And we were lucky to find six intrageneric hybrids and one intergeneric hybrid. The intergeneric hybrid is a bigeneric hybrid, so they are very rare. But we were very lucky to find one last year. I will describe it a bit later.
Ok, in Romania la famiglia delle Orchidacee è rappresentata da 3 sottofamiglie, 26 generi, in cui ci sono 71 specie, 14 sottospecie, 48 o 49 varietà, tra varietà, sottovarietà e forme. Ci sono 6 ibridi intergenerici e un ibrido, cioè 6 ibridi intragenerici e un ibrido intergenerico. È stata una scoperta molto interessante, è avvenuta proprio nell'ultimo anno, e Nora ci presenterà questo ibrido intergenerico durante la relazione. So I will start with the first subfamily, which is called Cypripedioidae. Of course, it's the slipper, lady slipper orchids. Everyone knows them, I'm sure. So this subfamily is monophyletic, which is composed of organisms descended from a single ancestor. And it consists of 5 genera. You can see them there. I'm not going to read their names, but 5 genera all over the world, yeah? Spread all over the world. Ok, iniziamo con la prima sottofamiglia, che è quella della Cypripedioidae, è una famiglia... Johnny, abbiamo un problema con l'audio. Sono praticamente, discendono tutti da un unico antenato, e ci sono i 5 generi che conosciamo: Cypripedium, Mezzipedium, Paphiopedium, Fragmipedium, Selenipedium, e hanno la caratteristica, insomma, forma a scarpetta, diciamo, che conosciamo. So this family is also termed diandre because it's characterized by the presence of 2 stamens in the flower. So it's of course unique in Europe. So all the other orchids have only 1 fertile stamen in the flower. Ok, sono anche chiamati i Cypripedioidae, sono chiamati anche diandre, perché appunto sono caratterizzati da 2 stami, di è il suffisso in latino per 2, da due stami all'interno del fiore. So the main characteristics everyone knows is the showy enlarged labellum, so which is the median modified petal, which transform into the specific slipper-shaped inflated colorful pouch. So this is the main characteristic, and is very very showy and very beautiful. Ok, la caratteristica di questa famiglia, quella che poi conosciamo in altri generi come nei Paphiopedilum, è appunto questo labello, che questa forma così particolare deriva dal petalo mediano modificato, che è trasformato appunto in questo pouch, in questa tasca, in questa sacca che conosciamo, che gli dà appunto la caratteristica forma di slipper orchid, come si dice in inglese, quindi di orchidea pantofola. Ok, so in Romania, out of all the genera, the 5 genera spread all over the world, we have only 1, so it's genus Cypripedium. So the generic name Cypripedium has its origin in Greek mythology, and it comes from Cyprus, which is another of the names of Aphrodite, and pedium from pedilon, which means slipper. So hence the vernacular name, the slipper orchids. Ok, in Romania c'è un unico rappresentante di questo genere, e praticamente l'etimologia del nome Cypripedium deriva dalla composizione del nome greco Cipro, Cyprian, cioè che è il nome di Cyprus, il nome di Afrodite in greco, la cipriana, e pedium, che deriva da pedilon, che è appunto la pantofola, e quindi il nome volgare di orchidea pantofola. Okay, so the genus in our country is represented by 1 species only, which is Cypripedium calceolus. So the name calceolus is a reference to the calcareous soils where the species grows. And of course, as I said, the main characteristic is that the androecium, so it is represented by 2 fertile stamens, which are placed laterally to the stigma, and the third stamen is reduced to a staminodium. Ok, in Romania c'è solo un rappresentante del genere Cypripedium, che è Cypripedium calceolus, e il nome calceolus appunto deriva, è attribuito insomma dai terreni calcarei dove cresce questa specie. La caratteristica di questa specie è avere l'androecium, che sarebbe la parte riproduttiva maschile, che è caratterizzata da solo 2 stami fertili, che sono posti lateralmente allo stigma, mentre invece il terzo stame è ridotto a uno staminidium, quindi resta una sorta di vestigia.
Okay, so I have here two pictures. Of course, I'm sure everyone knows it, but just to illustrate it. So the first one represents the full plant. The plants have a very thick rhizome, which is the root. Yeah, it's basically an underground stem. A rhizome is actually not a root, but it's an underground stem. From this underground stem, sometimes in internodes, little rhizoids are formed, which are actually the proper adventitious roots. Ok, qui vediamo nell'immagine sulla sinistra la pianta del Cypripedium calceolus intera, insomma tutta la sua, tutto il suo sviluppo. La pianta si sviluppa da un rizoma, diciamo, ramificato che si trova sottoterra, dove partono poi delle radici avventizie, insomma delle radici che sono molto, molto spesse, e da dove poi emergono gli organi, la parte aerea della pianta e anche lo stelo che porta i fiori. Okay, so the leaves are very broad and wide, and the stems are very slender and sometimes quite thin, greenish, yellowish green. Okay, le foglie sono lanceolate, comunque abbastanza anche allargate, invece lo stelo florale è slanciato, il colore è un verde chiaro, tendente anche a volte con delle sfumature, insomma, tendente al giallo. One important characteristic is that the leaves and the floral organs are very often covered in some long, very long glandular hairs, which are called trichomes. And these trichomes secrete a quinon, so a substance which is called cypripedin. And for some people, this cypripedin is quite toxic and it may cause allergies, skin allergies. Ok, una caratteristica peculiare di questa pianta è che le foglie, anche i fiori, anche gli steli florali hanno molte ghiandole e dei peli, insomma, fondamentalmente, che queste strutture vengono chiamate tricomi e producono la cipripedina, che è un chinone, una sostanza chimica che ha una certa tossicità e in alcune persone può causare anche allergie. Okay, I'll show you briefly here. It's a bit complicated, but in the first image, you can see the flower, the floral organs, and of course the bract and the labellum. You can see a bit of staminodium and the sepals and the dorsal sepa. You have to understand one thing, that this is just a plant from a profile, and in the second image, you see the plant from frontal view. Ok, qui vediamo la struttura, insomma, del fiore. Nell'immagine sulla sinistra la vediamo laterale, nell'immagine sulla destra la vediamo frontale, insomma, e possiamo distinguere appunto le strutture del fiore, lo staminodium, il sepalo dorsale, i petali, appunto il caratteristico labello, e poi vabbè, tutte le altre strutture che vedete nella foto, non stiamo a elencarle tutte. Ok. What I wanted to, I forgot to say that the lateral sepals are actually fused and they form a syncepalum, which hangs behind the labellum. So this is the syncepalum and it hangs behind the labellum. It is formed by the lateral sepals. Ok, abbiamo che i sepali sono fusi nel sincepalo che si trova posteriormente a questo labello modificato in questa maniera particolare. In the second image, you can see here, it's a bit complicated, the reproductive organs, but you can see that the two stamens, they are placed laterally to the stigma, and on top of them is the third stamen, which is modified into this very spectacular staminodium. Ok, nell'immagine frontale possiamo riconoscere, abbiamo detto che ci sono solo due stami che sono formati, diciamo, ai lati dello stigma, e invece lo staminidium, quindi questa struttura che è stata modificata in questa forma così caratteristica, possiamo vederlo dorsalmente agli altri due. Okay, so I'll talk a bit about pollination. I was very lucky to witness live the pollination of this orchid, which is a very, very rare phenomenon.
Ok, qui vediamo, adesso vediamo un po' la strategia di pollinazione, diciamo. Nora dice che è stata fortunata a poter acquisire questa immagine, assistere e acquisire questa immagine fotografica di questa particolare strategia di impollinazione. So, Cypripedium is a self-compatible orchid, so, but actually it cannot self-pollinate, so it always needs insects to pollinate it. And another thing important is that the flowers do not produce nectar, so they are not rewarding. Instead of that, they secrete a very nice smell, like an orangey perfume, which attracts various bees, various species of bees. Ok, dice che questa specie è compatibile con se stessa, diciamo, ma è solo allogama, quindi deve essere impollinata. E i fiori però non producono nettare, e producono un profumo che ricorda l'odore, un profumo d'arancio, e è una specie che non dà ricompensa in termini, diciamo, di nettare. E viene impollinato da delle diverse specie di api. So in this image I see you see a female bee which is which belongs to the genus Lysioglossum. It's a very small bee, let's say medium sized, which fell inside the pouch. The pouch is very slippery on the surface. It's oily, it's slippery. Fell inside the pouch and then to escape it only could escape on through one of the lateral openings that you can see just under one of the stamens. And in the end, so you can see here the whole sequence of the picture. So it finally escaped through one of the lateral openings and on top of it, on the back of the little bee, you can't see in the picture, but it did have a lot of pollen. So this was the only time I could see it and I was lucky to have the camera there and photograph it. Ok, ci stava appunto commentando questa sequenza di immagini Nora dell'impollinazione, quindi fondamentalmente l'insetto è attratto in base all'inganno e al mimetismo fondamentalmente, perché abbiamo detto che non è una specie che produce una ricompensa in termini di polline. Fondamentalmente l'insetto attirato cade all'interno di questo labello, di questa tasca nel labello modificato, e le pareti sono scivolose, oliose, e quindi c'è solo una parte, una sorta di scaletta naturale dove l'insetto, in questo caso è una femmina di un'ape solitaria del genere Lasioglossum, e praticamente può risalire soltanto in questa parte, sulla parte posteriore, e ci sono i passaggi laterali in corrispondenza degli stami, e quindi fondamentalmente l'insetto deve toccare le antere con il polline, quindi uscendo solo da queste due uscite laterali il polline rimane attaccato all'insetto e quindi poi andrà sull'altro fiore a portare il polline. Quindi Nora ribadisce quanto è stata fortunata a poter catturare con la camera questa sequenza di immagini. Recent discoveries say that actually the scent, this orangey smell that this orchid has, mimics the pheromones produced by the males. So the flowers attract female bees. This is still under study, but the bright yellow labellum also plays an important role because it attracts long distance bees. So this yellow color is very easily detected by insects, even if they perceive in the UV. So they attract, it attracts very strongly the bees, and the smell later on when they are a bit closer, apparently the smell mimics the pheromones produced by the males. So this is how they attract these bees. Ok, fondamentalmente dice che questo profumo che noi riconosciamo, insomma il naso umano riconosce come un odore simile all'arancio, è l'odore fondamentalmente legato alla produzione di feromoni che attraggono la femmina di questa specie di ape, e riproduce l'odore dei feromoni prodotti dal maschio. Anche il colore giallo, che è visibile da lontano, comunque ha un ruolo nell'attrarre l'insetto, quindi attratto dal colore e dai feromoni prodotti. Okay, so there are two other strategies, which one of course is generalized food deception mimicry. So by this strategy, this pollination strategy, Cypripedium uses its
red patches on the staminodium, and this red patches mimic actually the presence of food, or actually of nectar. They look like drops of nectar, and they attract pollinators, which land on the very slippery staminodium and fall inside the plant, the flower. Ok, un'altra strategia per attirare l'insetto fondamentalmente è il mimetismo legato a con mimetismo che si basa su un inganno alimentare, diciamo così. Fondamentalmente sullo staminodium sono presenti queste macchie rosse, violette, insomma, che mimano delle gocce di nettare. Quindi fondamentalmente l'insetto è attirato a posarsi sullo staminodio ipotizzando di trovare del nettare, e poi il fatto che la superficie è scivolosa lo porta poi a cadere all'interno del labello. The other mimicry strategy is a shelter and nest site. So during very cold nights, the labellum actually is used by insect as a sleeping place, because in the temperature inside the labellum is actually 3 degrees Celsius above the ambient outside temperature. So some bees use it as a sleeping place, and during the day when the sun comes up, they use these translucent patches like windows, and they guide themselves through the light that goes through these windows. They guide themselves out through one of the lateral openings. Ok, un'altra strategia utilizzata per l'impollinazione è offrire all'insetto un posto dove ripararsi. È fondamentalmente un mimetismo basato sul nido, sul posto sicuro. Fondamentalmente all'interno del labello, durante la notte ci sono 3 gradi in più rispetto all'ambiente circostante, quindi gli insetti, alla ricerca di un posto caldo dove passare la notte, entrano all'interno del labello. Poi con le prime luci dell'alba, la luce attraversa queste parti traslucide, semitrasparenti nella parete del labello, che per un effetto di luce praticamente guidano l'insetto lungo questa scaletta di cui abbiamo parlato prima, portandolo poi a trovare l'uscita e a passare attraverso le antere con il polline. So this is the first family. The second subfamily in Romania is Orchidoidea. So I'm not going to read all, but these are the genera. Well, it is represented by 16 genera, so it's quite a big subfamily. Ok, l'altra sottofamiglia è quella delle orchidioide, e fondamentalmente sono presenti 16 generi che vedete poi riportati qui sotto. Non ci soffermeremo a elencarli tutti. So they are all terrestrial, as we know. So they have tubers or rhizomes. And they have, as I mentioned before, they have only one fertile stamen in the flower. Ok, sono tutte specie terrestri, hanno delle forme, insomma, dei tuberi oppure dei rizomi carnosi. E sorry, there is only one. Nora? Yes. What do you say? That there is. I said that actually they have only one fertile anther in the flower. Ah, okay. Cioè soltanto presentano soltanto un'antera, uno staminoide con una sola antera fertile. Yeah. Okay. So the first genus is Goodyera. I'm sure you are familiar with it. It's a very beautiful plant, very very slim, very slender, very delicate. Ok, il primo genere è Goodyera, che è una pianta molto molto elegante, molto molto slanciata. So the name comes from John Goodyear, which was an English botanist. This species is the only north temperate orchid that is evergreen. So its leaves never wither completely. So the basal rosette of leaves keeps green winter, summer, and the whole year round. Ok, il nome di questo genere deriva da John Goodyear, che era un botanico inglese, e la caratteristica di questa specie è che nell'emisfero nord, insomma, nel nostro emisfero, è sempre verde. Fondamentalmente la rosetta basale di foglie resta verde attraverso tutte le stagioni, primavera, estate, autunno, inverno, è sempre, sempre verde, quindi le foglie non ingialliscono e non cadono mai. Yeah, in Romania it's quite rare, and it grows only on rocks covered with moss.
So that's why it's very, it's quite rare. And in case something happens and the rocks are destroyed or the moss gets dry, the plants usually die. Ok, in Romania questa pianta è diventata, è molto rara perché ha la caratteristica di crescere solo sulle rocce ricoperte di muschio, che è un ambiente estremamente esposto, quindi per qualsiasi causa esterna, anche solo la stagione secca che porta il muschio a seccare porta poi la pianta a morte. Ok, the other genus is Spirantes. Spirantes is one of the last orchids that flower. It flowers in September, October in Romania. Ok, un altro genere è il genere Spirante. La Spirante è una pianta che fiorisce in autunno, in settembre, una stagione, all'incirca settembre-ottobre in Romania. Spirantes are wintergreen, so they keep a basal rosette of leaves green over all through the winter, and these leaves actually feed the underground tubers, the root tubers. Ok, questa specie invece è verde, diciamo, solo presenta la rosetta basale di foglie soltanto in inverno, e queste le foglie poi con la fotosintesi vanno a nutrire e a ingrossare il rizoma che vive sottoterra, insomma. Yeah, Spirantes is an entomophilous species. It needs a lot of insects to get pollinated, and it actually has a very nice vanilla scent. Ok, l'aspirante è una pianta entomofila e viene impollinata, attira una moltitudine, insomma, di specie di insetti con il suo profumo che ricorda quello della vaniglia. Okay. The third genus is Anacanthus. Of course, everyone knows Anacanthus. It originates in the ancient Greek and from the word anacanthein, which means bent backwards, and is a reference to the reflexed bent backwards pollinia, which are the pair of pollinia that are part of the anther. Ok, il genere Anacanthus che conosciamo perché presenta anche rappresentato in Italia deriva dalla parola in greco antico anacanthein, che vuol dire bent backward, ribaltato all'indietro, fondamentalmente riflesso, quindi ricorda appunto la forma della, perché la parte superiore dei pollini, la sacca con il polline, sono ribaltate all'indietro, quindi questa è una caratteristica particolare di questo genere. Yeah, so Anacanthus are terrestrial orchids and they are also wintergreen, so they have a rosette of leaves that keeps green all through the winter. Ok, anche questa specie è una specie che mantiene, è verde, diciamo, mantiene le foglie in inverno, quindi anche in questa specie la rosetta basale rimane verde durante l'inverno. Yeah, so they are all non-rewarding, they have no nectar and no pollen, because the pollen is all aggregated in the pollinia, so it can't be consumed by insects, so the flowers are completely non-rewarding for insects. Okay, anche questa specie non è una specie che dà ricompensa, diciamo così, per l'impollinazione agli insetti, perché non è presente del nettare, perché il nettare è tutto a disposizione per gli uccelli, per gli insetti, perché è tutto trattenuto all'interno dei pollinia, che sono queste sfere che contengono il polline, e l'insetto non può nutrirsene. Yeah, the only species in the whole genus which is rewarding is Anacanthus coleophora. Ok, l'unica specie invece che ha del polline a disposizione per la nutrizione degli insetti è Anacanthus, Coriofora. Coriofora. Anacanthus has as root has tubers, so its roots are represented by quite big round tubers. Yeah, so in the past they used to be collected to produce salep. So salep was a nutritious drink used in the Middle East, made of these dried tubers and then minced dry tubers, which used to be, so this powder made out of tubers used to be mixed with milk and a bit of vanilla, and the drink was very nutritious and was given to children, but the salep production actually led to the complete extinction of Anacanthus species in the Middle East, and today is actually forbidden. Ok, con questi tuberi, diciamo,
abbastanza spessi, insomma, abbastanza grandi della, di questo genere, nel passato praticamente venivano raccolti, essiccati, ridotti in polvere. Questa polvere veniva mischiata al latte e con l'aggiunta anche di un po' di vaniglia, e veniva creata questa bevanda che si chiamava Salep. Questa, si credeva che questa bevanda potesse curare i vermi nei bambini, guarire le ferite cutanee, anche la, come, utilizzata come cura per la tubercolosi, per patologie gastroenteriche, e comunque in generale considerata una bevanda molto nutritiva da somministrare ai, ai bambini. Questo purtroppo però portava a una raccolta indiscriminata e quindi ha portato la pianta sull'orlo dell'estinzione, quindi ora la, la raccolta per questi scopi è vietata. Ok, so this is a list with the species and the hybrids that represent genus Anacanthus in Romania. I'm not going to read them, but I will go briefly through the most important ones. Ok, queste sono le specie del genere Anacanthus presenti in Romania, e sulla, sulla destra invece gli ibridi primari, diciamo, anzi no, neanche tutti primari, e gli ibridi che sono generati appunto da, dagli incroci delle, delle specie. Non, non, le, non li leggeremo tutti, poi durante la presentazione ne vedremo alcuni. Ok, so one very common species in Anacanthus morio. So morio comes from buffoon, so which is harlequin orchid. Anacanthus morio is, even if it's a common orchid, it may take up to 4 to 5 years from seed germination until the first flowering stem is produced. So Anacanthus, of course, morio are all deceiving nectarless orchids, and they use Batesian mimicry, which is mimicking the flowers, the neighboring flowers in color and flowering times, and stealing their pollinators, actually borrowing their pollinators. Ok, allora l'Anacanthus morio, il nome deriva dalla parola morio che vuol dire buffone, listrione, quindi è detta l'orchidea arlecchino, nome volgare. Ci possono volere dai 4 ai 5 anni dal seme, dalla germinazione del seme fino alla produzione del primo stelo florale. È una specie che utilizza per essere impollinata il mimetismo battesiano. Fondamentalmente consiste nel imitare sia come periodo di fioritura che come morfologia e colori dei fiori le specie che vivono di piante, anche non orchidacee, che vivono nello stesso territorio, che producono nettare. Quindi lei fiorisce nello stesso periodo e con gli stessi colori, le stesse forme di piante che producono nettare, e in questo modo induce gli insetti a visitarla. Fiorisce in maggio e aprile. Yeah, another one, another beautiful species is Anacanthus papilionacea. It actually is very rare in Romania, and it occurs only in the southern western part, because there the climate is very strange. It's Mediterranean-like, it's very warm and humid, so it's the only place where this Anacanthus papilionacea occurs. Ok, e invece a destra abbiamo l'Anacanthus papilionacea, è una specie molto rara, in generale in Romania cresce solo in una singola area, che è un parco naturale che si chiama Iron Gates, e perché c'è un clima particolare mediterraneo che è molto caldo e molto umido. Quindi yeah, they flower very early, they flower in April, May. Ok, una delle prime specie a fiorire fiorisce in anche questo aprile-maggio. Ok, the third one would be Anacanthus pyramidalis, it's also called pyramidal orchid. Ok, abbiamo l'Anacanthus pyramidalis, ha detto appunto l'orchidea a forma di piramide, a forma piramidale. Yeah, it takes 7 to 8 years from seed germination to until the first flowering stem is produced. And of course it's nectarless, it's rewardless, doesn't produce anything for the pollinators, but it has a sweet scent, and this mimics food. So insects are attracted by the sweet scent, thinking that they may find some nectar, and while searching for nectar they pollinate the flower. Ok, questa specie impiega dai 7 agli 8 anni dalla germinazione del seme per arrivare alla forza fiore, e anche questa pianta non produce nettare, quindi anche questa pianta ha un mimetismo
un inganno basato sul mimetismo alimentare, perché produce un profumo dolce che attrae gli insetti. In questo caso possono essere falene, api e anche farfalle, e fiorisce in giugno. Yeah, the other one is Anacanthus palustris. It's very beautiful. It actually may grow up to a meter 20 centimeters tall. It's quite common and it prefers swampy habitats, swampy, marshy, wet habitats. Ok, invece l'Anacanthus palustris qui sulla sinistra è una specie invece abbastanza comune e anche molto grande, perché lo stelo florale può arrivare a un metro e venti in altezza. È detta l'orchidea palustre, diciamo, perché cresce appunto in dei terreni che sono zuppi d'acqua, terreni palustri dove c'è un'elevata umidità. Yeah, so of course it's also nectarless, so but it has this sweet scent. And it uses also generalized food deception mimicry to attract a lot of bees, butterflies, and sometimes even beetles. Ok, anche questa specie come stesso meccanismo di attrazione per gli insetti, e appunto anche in questo caso farfalle, api e qualche volta anche dei beetles, degli coleotteri. Fiorisce maggio e giugno. Ok, in Romania these two flower in May, June, even July. Ok, fiorisce maggio-giugno e anche a volte a luglio, fino a una fioritura protratta fino a luglio. Ok, the other one is Anacanthus coreophora, is the only rewarding of them all. It smells of bug, it smells of quite strong, a bug, it's corion, yeah? And corion means bug in Greek. So this is not only the smell that is very strong that attracts insects, but it also secretes a lot of nectar. Ok, finalmente una specie che dà una ricompensa in cambio agli insetti, Anacanthus coreophora, praticamente attrae gli insetti con un odore che ricorda appunto l'insetto, corion vuol dire insetto in greco, e un odore tendenzialmente spiacevole e forte, e appunto produce nettare che ricompensa appunto la visita dell'impollinatore. Yeah, you can see here three images and they all represent different species of insects, also bugs, and you can see the yellow pollinia stuck on their backs or on their head in the third image. Ok, in questa immagine possiamo vedere varie specie di insetti impollinatori che hanno attaccati appunto i pollinia sulla parte dorsale. Ok, these are two of the hybrids that I'm going to illustrate tonight. So one of them is Anacanthus genari. It's a hybrid, a natural hybrid between Morio and Papilion acea. It's very rare. It's actually occurs in one area only. But where it occurs, it forms very large populations. Ok, vediamo qualche ibrido primario. La prima è l'Anacanthus gennari, che è formata dall'Anacanthus morio per Papilionacea. Anche questa si trova solo nell'area che abbiamo citato prima del Iron Gates in Romania, però dove è presente forma dei clump, delle popolazioni che sono costituite da molti esemplari. And the second one is called Anacanthus timbalinoto subspecies Reinhardi. This is a very interesting hybrid because this year and last year we found a population of almost 40 hybrids, different hybrids, in a single meadow in the whole country. So in Romania, in one single meadow on a few square meters, this population of this natural hybrid has about 40 individuals, and they are all different. And they are the result between the cross between Anacanthus palustris subspecies elegans and coreophora. Ok, un altro ibrido che è l'Anacanthus timbali, che è noto sottospecie Reinhardi, e fondamentalmente
è stato quest'anno e l'anno e lo scorso anno è stata trovata un'area, un campo in nella parte est della Romania, dove in un'area molto piccola era presente una popolazione molto, molto densa, con fino a 40, si sono contate fino a 40 piante, tra l'altro anche essendo degli ibridi anche diverse, differenti l'una dall'altra. Ok, now we go to the other genus, genus Ophrys. Of course everyone knows, especially you that are from Italy, so they are all called bee orchids and they are all nectarless. So they are based, their pollination is completely based on the seitan mimicry, so they mimic bees, they mimic olfactory, the pheromone of bees, they mimic bees physically, so the shape and the size and the color of the flowers all mimic bees. So I'm sure you are very familiar with it, being Italians. Ok, il genere Ophrys, che è un genere che conosciamo bene in Italia perché è ben rappresentato in Italia, e anche questa specie punta l'impollinazione tutta sul mimetismo, ma perché anche questa è una specie che non dà ricompensa, quindi non produce polline. Il mimetismo è, insomma, riguarda sia la produzione di feromoni, anche la forma, il colore, la texture, la presenza di appunto di queste villosità, da cui poi deriva anche il nome, quindi mima in tutto l'insetto impollinatore. Yeah, so because they mimic especially the pheromones of female bees, they are able to attract the males. And that's why the pollination strategy is called sexually deceptive mimicry strategy. Ok, quindi quella strategia di questo mimetismo viene chiamato mimetismo su base sessuale, diciamo, perché appunto attrae l'insetto, mima la morfologia della femmina di diversi insetti, e quindi il maschio è attratto appunto da un intento riproduttivo sul fiore. Ok, so in Romania we have very few species, only actually four. So we have Insectifera, we have Ophrys apifera, Ophrys estifera subspecies cornuta and Ophrys phegodes. Ok, sono presenti quattro specie di Ophrys in Romania: l'insectifera, l'apifera, lo strifera subspecie cornuta e prima che non lo pronuncio. Don't worry, it's phegodes, yeah, it's okay. Okay. So, yeah, they are phegodes. It's phegodes, yeah. Phegodes. They are very rare, so they are not abundant. It's really lucky to find them. Ok, non sono molto diffuse in Romania e sono piuttosto rare, non sono abbondanti e quindi bisogna essere fortunati per riuscire a vederle. Ok, so I'll show you one pollination again. This is very rare phenomenon. I was lucky again to have it in front of me. So this is the pollination of Ophrys insectifera. And it is pollinated by its only unique pollinator, a solitary male bee. I'm not going to read the name. It's Agoborites mistaceus. Ok, questa appunto in questa sequenza di immagini che Nora anche in questo caso è molto fortunata da riuscire ad acquisire, vediamo appunto questa strategia di mimetismo basato sull'inganno sessuale. Questa è un'Ophrys insectifera che viene appunto pseudocopulata da questo maschio solitario che Nora si è sbilanciata a pronunciare il nome, ci provo anch'io, Argogorites mistaceus. Ho detto bene, is it try? Yeah, that's perfect. Yeah, so the male bee thinks that the flower obviously is a female and jumps on it to pseudocopulate it. Of course, the female is completely ignorant, doesn't care about the male, but while he tries to copulate, he actually picks up the yellow pollinia. You can see them in the third image. So he picks up the yellow pollinia and this is how it accomplishes the pollination of the orchid. Ok, quindi il maschio atterra appunto su questo fiore credendo che sia un'attraente femmina
e inizia appunto la pseudo copulazione, questo tentativo di copula. Ovviamente questa femmina è totalmente inerme e non responsiva, e il maschio poi fa aderire involontariamente i pollini al corpo e poi verranno portati sul prossimo fiore. Ok. This is Janus Opis. I'm not going to talk more about it because the rest is Opis apifera, and that's a self-pollinating orchid, and I'm sure you know about it. Okay, non Opis apifera è una pianta self-pollinante che si impollina da sola, e okay, quindi la conosciamo in Italia, è diffusa, la conosciamo. Okay, so now we are talking about genus Himantoglossum. Himantoglossum in Romania is represented by Himantoglossum calcaratus subspecies Yanke. It's the only subspecies of Himantoglossum that we have, and it's extremely rare. And in the last years, the habitats were destroyed, so it's becoming more and more hard to find. Ok, parliamo del genere Himantoglossum. L'unico Himantoglossum che è presente in Romania è l'Himantoglossum calcaratum, la sottospecie Yanke, è una specie estremamente rara in Romania, tanto più che lo scorso anno è stata distrutta buona parte dell'ambiente naturale dove questa specie vive, quindi è diventata ancora più rara. So it also is not, it's rewardless, but it has a very strong scent of goats, and it attracts a lot of insects. And of course, like other species that I talked before, it's a wintergreen orchid. Ok, anche questa specie mantiene la rosetta basale di foglie in inverno, quindi presenta le vegetazioni in inverno. Anche questa è priva di nettare e attrae gli impollinatori con un forte odore di capra, di capre, odore di capre. Genus Orchis is another well-represented genus in Romania. Orchis comes from, of course, from the ancient Greek word that means mammalian testicles. So this was one of the first genera described in Europe by Theophrastus. Ok, parliamo del genere Orchis. Il nome Orchis deriva dalla parola greca, del greco antico Orchis, che vuol dire appunto, fa riferimento ai testicoli dei mammiferi. E questo nome è stato utilizzato da Theophrastus, un filosofo greco. Yeah, so Theophrastus named them all Orchis by their roots, but then in 1737, Linnaeus was the first to use the word Orchidaceae to designate the plant, this plant family name. Okay, Theophrastus ha classificato le orchidee dando il nome in base alla forma del rizoma, e poi solo con l'avvento di Linneo poi la parola orchidace viene poi utilizzato come nome per tutte le piante che hanno caratteristiche simili, insomma le orchidacee che conosciamo oggi. Yeah, so then of course later on Antoine Laurent de Jussieu established the name also from the name Orchis, and it called the whole family Orchidaceae as it is known today. Ok, più tardi fondamentalmente il Jussieu nel 1789 utilizzò appunto in maniera definitiva il nome nel lavoro Genera Plantarum, il nome Orchidace come nome della famiglia, insomma. Yeah, so they are all nectarless, of course. They don't, they are rewardless. They don't offer anything to the insects. And because of their roots that are tuberous, they were heavily harvested for the production of sulfur. Ok, anche il genere Orchis sono tutte prive di nettare, anche questo utilizzano l'inganno e il mimetismo per attrarre gli insetti impollinatori, e anche i tuberi di queste specie, quindi questi tuberi che ricordavano i testicoli, insomma, sono stati in passato largamente raccolti e conservati per la produzione del sale, per la bevanda che abbiamo nominato prima.
Okay, so genus Orchis is represented by a few species. I will talk about it briefly. And two natural hybrids. Ok, le specie presenti in Romania sono queste cinque e sono presenti due ibridi naturali. Ok, so these are the main species. So you can see them, Orchis purpurea, militaris, simia. We have Orchis mascula and we have only subspecies speciosa and Orchis pallens. Beautiful, okay. It's the only yellow species of the whole genus. Ok, queste sono le piante del genere Orchis presenti in Romania. Abbiamo Orchis purpurea, Orchis militaris, Orchis simia, la Orchis mascula solo con la sottospecie speciosa e poi la Orchis pallen che è l'unica specie di questo genere che presenta appunto i fiori con questi colori bianco e giallo molto caratteristici. Yeah, so they all are rewardless and they use generalized food deception and Batisian mimicry. So they resemble the other plants in the meadow to attract and to borrow the pollinators. And they have various drops and spots on the labellum and they all mimic nectar. So they are all deceiving orchids. Ok, anche questo genere, appunto, abbiamo detto che non produce, come abbiamo detto prima, non produce nettare, quindi attirano l'insetto con l'inganno. Tutti gli spots, quindi queste macchie di colore che vediamo sul labello, servono appunto a mimare la presenza di cibo, la presenza di nettare, e anche questi utilizzano il mimetismo battesiano, appunto quello che dicevamo prima, imitano le altre piante presenti nel campo che invece fioriscono nel suo periodo e invece producono nettare. Okay, so the two hybrids, natural hybrids, are Angustic cruris and Hybrida. So the first one is Angustic cruris is between purpurea and simia. The second one is between militaris and purpurea, and they are all very, very rare in Romania, but they still occur. Ok, qui vediamo i due ibridi naturali presenti in Romania, che sono piuttosto rari, però comunque qualche volta è possibile incontrarli. Abbiamo l'Orchis angustic cruris, che deriva da Orchis purpurea e Orchis simia, e l'Orchis hybrida, che deriva da Orchis militaris e Orchis purpurea. Ok, I'll talk about a little detail now. So, the first hybrid, which is angustic cruris, it has a very strange flowering type. All the flowers actually flower at once. That's because it inherited the flowering type of purpurea, which flowers from the base upwards, and it also inherited the flowering way of Orchisimia, which flowers from the top down to the base. So the hybrid actually opens all its flowers at once. Ok, la particolarità di Orchis angustic cruris è il pattern con cui fiorisce. Fondamentalmente fiorisce aprendo tutti i fiori contemporaneamente. Questa caratteristica deriva dalla maniera in cui fioriscono i genitori. Fondamentalmente nell'Orchis purpurea i fiori iniziano a fiorire dalla base e poi fioriscono verso l'alto, e mentre invece nell'Orchis simia avviene il contrario, e appunto questo ibrido unisce le due caratteristiche e apre tutti i fiori contemporaneamente. Yeah, so they are very, very rare, but anyway, we have them. Ok, sono rare, però ci sono, insomma. So genus Nigritella, so I consider that it has to be split from Gymnardenia due to the latest research of Mikael Hedren in Sweden. So he convinced me that Nigritella is a different genus from Gymnardenia. Ok, il genere Nigritella è stato recentemente diviso dal genere Gymnardenia. Gymnardenia, yeah. Gymnardenia, e quindi recentemente è stato creato un genere a parte. Yeah, so Nigri means black. The flowers are small and very dark red often. So they, in the bright sun, they look a bit like small little black dots in the grass. Ok, il nome Nigritella appunto deriva dalla parola latina nigri, che vuol dire scuro, nero, e appunto i fiori hanno queste tonalità molto scure di rosso che le fanno apparire all'interno del campo dove fioriscono come appunto degli spot di colore nero. Yeah, so they have a very nice vanilla scent and they are called vanilla orchids.
and they in Romania they are only found in alpine meadows up to 2,300 meters, but above 1.6 meters. Ok, hanno un odore molto particolare di vaniglia, tanto è vero che sono chiamate la vaniglia europea, diciamo, in Romania, e crescono solo in un clima, in un ambiente, in un habitat particolare, che è quello alpino, quindi nei campi in pieno sole, e ad altitudini anche abbastanza importanti, fino ai 2.300 metri di altitudine. So they need a long time, they need approximately 7 years to produce their first flowering stem. Ok, ci mettono veramente tanto a fiorire, ci possono mettere 4, 5 o anche fino a 7 anni per produrre il primo stelo florale. Ok, so the first one is Relicani. The name was given in the honor of Johannes Müller, also known as Johannes Relicanus. Ok, la prima specie, Nigritella relicani, il nome è in onore del botanico tedesco Johann Müller, detto anche relicano. Okay, the other one is Nigritella austriaca. A very important characteristic is that on the bracts, on the lower bracts, it has absolutely no papilla. So it has no teeth-like papilla, so the margin is quite smooth. Ok, la Nigritella austriaca ha la caratteristica di non avere papille sul margine delle bratte, quindi ha un margine molto, molto liscio. Yeah, so Nigritella relicani, the first one, is actually, it depends on insects to be pollinated, so it's an allogamous species. Ok, la relicani è una specie allogama, quindi dipende dagli insetti per essere impollinata, è strettamente dipendente dagli insetti per l'impollinazione. Yeah, on the contrary, Nigritella austriaca doesn't depend on insects. It's actually apomictic, which means that it may develop an embryo without the occurrence of fertilization. Ok, invece la Nigritella austriaca è una, si definisce apomictic, fondamentalmente può sviluppare l'embrione, sviluppa un embrione senza la necessità di essere impollinata dagli insetti. Ok. Nigritella, the others are Nigritella miniata and Nigritella bicolor. Nigritella miniata is very red. Miniata means scarlet red. It's very common in Romania. Ok, la Nigritella miniata è molto comune in Romania. La parola miniata vuol dire rosso, scarlatto, insomma rosso, scarlatto, in riferimento al colore. You can see the bract. I'm showing here a bract and you can see the little teeth-like papillae on the margins, so this is a characteristic of miniata and bicolor. Ok, una caratteristica sia della Nigritella miniata che della bicolor è quella di avere sulla bratta queste papille, queste escrescenze che danno una morfologia come se ci fossero dei denti, ok? Il margine dentellato, insomma. Yes, Nigritella bicolor, of course, is called bicolor because it has a split in two. It has a red top, It has a red top and a white base. Ok, la Nigritella bicolor è detta bicolor appunto perché è di due colori, quindi abbiamo una parte più con un colore più carico, rosa nella parte superiore, nei fiori, nella parte superiore, mentre invece un bianco rosato nella parte, nei fiori che sono presenti più in basso. Nigritella are protected, but they are quite common in Romania. Ok, sono specie protette, ma in Romania sono ancora abbastanza comuni. Ok, the next one is Genus Dactyloriza. It's a very big genus in Romania. I'll talk only about a few of them. Dactyloriza comes from dactylos and riza, that means root-like fingers. Ok, il genere Dactyloriza è ben distribuito in Romania, il nome deriva dal greco dactylos, che vuol dire appunto dita, per riza, radici, per appunto la forma del rizoma che sembra appunto costituito a delle protuberanze, insomma, che assomigliano a delle dita. Yeah, so the leaves are very spectacular, they have purple spots. The inflorescences are very floriferous, they have many flowers.
Ok, sono piante molto spettacolari sia per il colore delle foglie, che possono avere degli spot, quindi delle macchie di colore violacee, o anche non avere degli spot, ma essere di un colore verde molto, molto brillante. E anche sono molto spettacolari i fiori, perché producono un'infiorescenza con veramente molti fiori, quindi sono molto, molto spettacolari. Yeah, so they are all rewardless, they don't give any rewards to the pollinators, and they all employ mimicry and deceit to attract the insects. Ok, anche queste piante sono abbastanza avare, anche queste non producono pollini e utilizzano il mimetismo per attirare gli insetti. So this is the genus. It is split in two actually. It has a diploid group and the tetraploid group. I'll talk to you briefly about them both. Ok, il genere è diviso in due gruppi, il gruppo delle piante diploidi, che hanno appunto 40 cromosomi, mentre invece il gruppo delle piante tetraploidi, in cui il corredo cromosomico è raddoppiato, quindi hanno 80 cromosomi, e ora ci spiegherà brevemente. Ok, so the diploid group is composed of these species. So, of course, you know them. It's Dactylorhiza fuchsii, Incarnata, Sambuccina, and Sambuccina has three chromatic forms. As you can see, the yellow, the red, and the pink one. Sorry, I have a little dog here. Ok, nel gruppo delle diploidi abbiamo la fucsia, l'incarnata, la sambucina, e la sambucina è presente in tre forme di colore, quindi la Zimmermanni, che è appunto questo colore glicine, la rubra, che ha un colore porpora più scuro, e poi the pink one, the white one is the white one, this one? Sì, it's just sambucina. This sambucina is the yellow variety. Okay. And the other one, so sorry. So sambucina is the only Dactylorhiza which actually has a yellow variety and a red variety. So this is extremely special in orchid world, because there are not very many species which have these strange chromatic differences. La particolarità della sambucina è avere queste differenti forme, sottospecie, insomma, cioè varietà cromatiche, non sottospecie. Queste, quindi la forma, diciamo, classica, che è sul giallo, e poi abbiamo visto questi altri pattern di colorazione nelle altre forme. Yeah. Okay, so this is the tetraploid group, which is also quite a difficult group, and in Romania there are extremely it's a huge variety in the forms and shapes of this species, but it's made mainly of Dactylorhiza transpinary, Maculata, Maialis, Cordigera and Fraternisa. Ok, queste invece sono le specie del gruppo delle tetraploidi, che hanno appunto, come tutte le piante tetraploidi, la caratteristica di essere più grandi. E quindi queste sono le specie, insomma, in questa nella foto vediamo le specie presenti. Adesso non dirò i nomi, insomma, le Maculata, Maialis, Cordigera, li vediamo riportati sotto le immagini. Yes, so they all have very spectacular leaves. They are all spotted in purple. But the only one which has unspotted leaves is Fraternisa, the last one. Ok, sono spettacolari anche, come dicevamo prima, per quanto riguarda il pattern delle foglie, perché hanno tutte le foglie con questi spot, ad eccezione della Fraternisa, che invece ha le foglie prive di spot. Okay, so I'll present you a few species which are endemic to Romania. They were discovered in Romania and some of them occur only in Romania. Ok, ora ci presenta alcune specie che sono appunto endemiche della Romania, che vuol dire che sono presenti solo in Romania. So the first one is Dactylorhiza transtinary subspecies Shuri. It occurs in Transylvania. And the other one is also found in Transylvania and is called Dactylorhiza maculata subspecies transylvanica. Ok, abbiamo la Dactylorhiza transtenri, che con la sottospecie Shuri, che è stata appunto scoperta in Transilvania, e anche la Dactylorhiza maculata sottospecie transilvanica, anche questa appunto ritrovata, scoperta in Transilvania. Okay, the other ones are actually Dactylorhiza cordigera subspecies siculorum,
which is found also in Transylvania, and it's has a characteristic long spur. So the normal species, the common species, Dactylorhiza cordigera, has a very, very short and conical spur. But the subspecies Siculorum, which is endemic to Romania, has a very long spur. Yeah. Ok, un'altra specie appunto endemica della Romania, endemica anche questa della Transilvania, è la Dactylorhiza cordigera, sottospecie Siculorum, e ha la caratteristica di avere uno sperone, quindi nella parte posteriore, particolarmente lungo. Nell'ultima immagine sulla destra possiamo vedere la Dactylorhiza cordigera, diciamo non la sottospecie, che hanno lo sperone abbastanza corto e conico, mentre invece nella sottospecie Siculorum, come possiamo vedere nella terza immagine da sinistra, appunto questo sperone si vede nella parte posteriore, che è particolarmente lungo. Okay. Now we finish the Dactylorhiza, we go for the next one, which is Sidorchis. In Romania we have two representatives, which is Sidorchis albida and Pseudorchis albida, subspecies tricuspis. Ok, passiamo al genere Pseudorchis. In Romania sono presenti la Pseudorchis albida e la Pseudorchis albida, sottospecie tricuspis. So, the first one, Pseudorchis albida, was discovered by myself and a friend of mine in 2020. It's a new species to Romania. Ok, l'albida è stata scoperta proprio da Nora e un suo amico nel 2020, quindi l'ultima specie, scusate, scoperta in Romania, appunto proprio da Nora. So we were very happy, we found it of course by mistake, we were looking for something else, and we were doing some research in a very acidic swamp when we actually found albida. This is a characteristic, it likes acidic substrates. Ok, questa scoperta, Nora ovviamente molto contenta, di aver molto felice di aver scoperto, di essere stata scopritrice di questa specie. Come spesso succede, stavano cercando altro, erano in un terreno acido, non si aspettavano di trovare questa orchidea, invece appunto in questo terreno acido hanno trovato questa orchidea, che appunto predilige dei substrati acidi. The other one, its subspecies is Tricuspis. It actually prefers alpine meadows. They are all alkaline. So. Ok, invece al contrario, la Pseudorchis albida preferisce dei campi alpini che sono caratterizzati invece da un tipo di terreno alcalino. Yeah, so another difference is, of course, in the labellum. In Tricuspis, the labellum is split in three, like three fingers, which are almost equal. In albida, the labellum is split in three, but the lateral lobes are very short. Ok, si differenziano, oltre per il terreno che prediligono, anche per la forma del labello. Il labello nell'albida sottospecie Tricuspis è appunto suddiviso in tre parti, mentre invece nell'albida anche in realtà è diviso in tre parti, ma le due parti laterali sono vestigiali, insomma sono poco sviluppate, e quindi fondamentalmente solo la parte centrale resta più rappresentata. Okay, this is another discovery, which was a recent discovery. Again, we managed, myself and my friend Hanaka Gertes, as you can see there. We were again wondering and trying to do some research, and we found this hybrid by fortune. We were very lucky. It's a hybrid new to science. Okay. Un'altra specie scoperta da Nora e dalla sua amica. With the name of your friend is? Hanaka. 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 Ok. La sua amica Hanaka. Yeah. She's a female. Is she a female? She's Hungarian. 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 The name is a female name, yeah? Because friend is not genre. It's a woman, yeah. It's a woman, ok. It's a woman. Ok, dalla sua amica, niente, curiosità mia, volevo sapere se era un'amica o un amico, quindi da Nora e dalla sua amica nel 2020, e, si chiama Pseudorhiza miescalchi. Okay. Noto subspecies Siculorum. Ok, nella noto sottospecie Siculorum.
ed è un ibrido della Dattyloriza fuxi, sottospecie Soana, e per Pseudorchis alvida, sottospecie Tricuspis, quella che abbiamo visto prima. Anche in questo caso stavano cercando altro e invece sono state molto fortunate da imbattersi in questa nuova specie. Yeah, we are, this is a unique hybrid. It's a bigenetic hybrid, so it's a hybrid form between two different genera, which is very rare. Ok, è un ibrido che occorre tra due generi diversi, quindi un ibrido intergenerico, e quindi per questa sua caratteristica è piuttosto raro. So we published, we had the paper published, and finally it was registered as a new hybrid to science, a new hybrid, the first one ever discovered. Ok, quindi la loro scoperta è avvenuta nel 2020 e la registrazione ufficiale di questa nuova pianta è avvenuta grazie alla pubblicazione che hanno fatto nel 2021, e quindi è stato appunto registrato come un nuovo ibrido intergenerico, quindi una nuova specie. Okay, we go to the next genus Platanthera. This is also quite common. It actually means platus and antheros, which means a broad anther. So it's a reference to its very broad central anther. I'll show you a photo. Ok, un altro genere, il genere Platanthera, il nome deriva appunto dalla parola greca platu, che vuol dire largo e piatto, riferito all'antera, perché appunto l'antera di queste specie ha appunto questa morfologia caratteristica. The flowers are actually white or whitish, and they secrete a lot of nectar. And chiudo il microfono, Manuela. Okay. Okay. So the flowers are rewarding. They secrete a lot of nectar at the tip of their very long spurs. And which is a very important characteristic, is they start to emit a very nice vanilla scent during the night, during the evening. So they are actually pollinated by moth, and that's why they are white, because in the night the moth don't need colors to see, they need only to be guided by very strong smell. So all Platanthera being pollinated in the night, they have white color. Ok, le piante del genere Platanthera hanno tutti i fiori di colore bianco, e inoltre queste sono invece delle piante che ricompensano gli insetti impollinatori. Alla punta dello sperone abbiamo un'abbondante produzione di nettare. E hanno un forte odore di vaniglia per attirare gli insetti impollinatori nell'oscurità, e vengono impollinate da delle falene notturne. E la ragione per cui sono bianche è appunto il fatto di essere visibili nell'oscurità dalle falene, quindi essere raggiunte e impollinate, questo insieme poi al forte odore di vaniglia. Ok, so this is the example. So first is bifolia, Platanthera bifolia. As you can see, the main characteristic is that the anther has two parallel pollinia. The other one is Platanthera mulleri, also with parallel pollinia, but a bit wider apart. So they are further apart. Ok, vediamo due specie, la Platanthera bifolia, dove vediamo che l'antera è divisa in due pollinia, e la Platanthera mulleri, in cui anche abbiamo la stessa caratteristica, però i due pollinia sono più distanziati, c'è più spazio tra i due, questo differenzia le due specie. Yeah, you can see the spurs, they are very long and they contain halfway, they are full of nectar. Beh, vediamo appunto, come dicevamo prima, lo sperone è particolarmente lungo e la parte terminale è ripiena di una abbondante quantità di nettare. Okay, the other one is Platanthera chloranta. As you can see, the anther is very broad, yeah, and the pollinia are angled, are like a split apart in an angle. Ok, la cloranta invece, la Platanthera cloranta, vediamo che l'antera è molto larga e piatta e i pollini sono disposti in maniera diagonale, insomma formano un angolo. Ok, sometimes they occur together and they form the hybrid, which is called Platanthera hybrida. You can see in the third image, hybrida has pollinia not parallel and not very angled. So the pollinia are intermediate between the two parents.
Ok, invece vediamo in questo, nella piantantera ibrida, appunto, che conserva, porta le caratteristiche di entrambi i genitori, in cui i pollinia non sono né verticali né particolarmente angolati, insomma, hanno una morfologia che è una via di mezzo tra i due genitori. Ok, another genus is Transtinera. It's represented only by Transtinera globosa. Globosa means brown, so it has a round inflorescence like a globe. Ok, poi abbiamo il genere Transtinera. Okay. Transtinera. Rappresentata dall'unica specie, la globosa, appunto globosa è in riferimento alla forma dell'infiorescenza, che appunto è una forma sferica. So you can see here the best example of Bartesian mimicry. So Transtinera globosa has no nectar, but it mimics, for example, Trifolium pratense, which grows in the same meadows where Transtinera occurs. And the inflorescence of the orchid mimics perfectly the inflorescence of Trifolium and it borrows the pollinators. Ok, qui vediamo un perfetto esempio di mimetismo batesiano, quello che descrivevamo prima. La Transtinera globosa non produce nettare. Globosa. I say it very, I pronounce very well globosa. The rest, stay globosa, no. That's fine. Ok, la globosa è una pianta che non produce nettare, e è un esempio classico di mimetismo batesiano, diciamo, appunto, riproduce il fiore del Trifolium pratense, del trifoglio, che invece produce abbondanti quantità di nettare, e appunto attira gli insetti con questo inganno. Yeah, so we are very lucky to find the white form. It's very rare, so there are only two white individuals in the whole country, in Romania. Ok, qui è rappresentata sulla destra la forma bianca, e anche in questo caso sono stati molto fortunati da poterla vedere. Hanno ritrovato solo due esemplari con questa colorazione. Ok, the next one is genus Herminium monorchis. It is called monorchis because it has only one tuber, so it's monorchis with one testicle. Actually, it was in Greek. It's a very, very rare species. It's probably we discovered only 10 individuals in the whole country. Ok, poi abbiamo il genere Herminium con Herminium monorchis, l'unica specie che è stata riscontrata in Romania. Il nome monorchis deriva dal fatto, vuol dire un solo testicolo, fondamentale. Sorry? It's one tuber, means one tuber, monorchis. Sì, un solo tubero, perché non fa differenza del genere orchis che presentano due tuberi, presenta un unico tubero, e appunto monorchis in riferimento alla parola greca, un solo testicolo, e è una pianta molto rara. Sono stati trovati solo 10 plants of this species, right? Yes, in the whole country. Yeah. In tutta Romania sono state trovate solo 10 esemplari. Yeah. So it's actually a rewarding species. It secretes a lot of nectar and it attracts bees and butterflies. And it needs almost 4 years from germination to producing the first flowering stem. Ok, questa è una pianta che ricompensa gli insetti impollinatori con la produzione di un'abbondante quantità di nettare, e impiega dai 2 ai 4 anni dalla germinazione fino a arrivare a forza fiore. Ok, now we go to the last family, which is Epidendroidi. So in Romania it's represented by 9 genera. We'll talk very quickly about them as well. So they are characterized by, again, a single fertile anther, but the pollinia are 2 or 4, and they are usually hard, waxy, or they are soft and mealy. I'll show you in detail very soon. Ok, parliamo della sottofamiglia Epidendroide.
praticamente hanno una sola antera fertile, però anche in questo caso ci sono due pollinia, oltre addirittura anche quattro. Sono duri, quindi consistenti dalla consistenza cerosa, ma possono essere anche più morbidi e appiccicosi. Okay, so the first one is Genus epipactis. I'm sure you are all familiar with it. So it's a very common. They occur everywhere. So epipactis orchids occur in almost any habitat. In Romania, they are very often found everywhere. They are called actually invasive plants. Ok, passiamo al genere Epipactis, sono delle orchidee molto comuni in Romania, tanto da essere considerate una specie invasiva. So the main characteristic is the labellum that consists of two parts, is the base, the hypohyle, which is the base of the labellum, which is cup-shaped, and it actually sometimes called the nectar cup, because it secretes a lot of nectar inside. And the terminal part, which is called the epihyle, which is actually functions like a landing platform for the insects to sit on the flower. Ok, l'anulabello con una caratteristica particolare, la particolarità è quella di essere diviso in due parti, la base, la parte basale, che è detta ipochilo o ipochile, che ha una forma di tazza, diciamo, ed è appunto una tazza ripieno di nettare, e invece la parte terminale, che è detta epichilo o epichile, che ha una forma di cuore, diciamo, è più piatta e costituisce una sorta di rampa di atterraggio per gli insetti. Yes, so they are both allogamous and autogamous. So they are also pollinated by insects, but they can also self-pollinate. Ok, esistono delle piante sia allogame che autogame, quindi le allogame devono essere impollinate dagli insetti, mentre invece le autogame sono autofertili. Ok, so Genus Epipactis has a lot of species in Romania, as I was telling you. It's very rich. I'll talk very briefly about some of them, not all of them. Ok, è un genere molto rappresentato in Romania, ne vedremo soltanto alcune. Ok, so first is Helleborina. Everyone knows it is very tall, sometimes a meter 20 to a meter 35, sometimes even taller. As I was saying, you can see here in the photo the structure of the labellum, and you can see, of course, a pollinator with a lot of pollinia after it visited a lot of flowers. Ok, sono piante, diciamo, ben conosciute, ben riconoscibili, sono molto alte, possono essere alte fino a 1,20 m, anche 1,35 m. Qui nella seconda foto dalla sinistra possiamo vedere la struttura particolare del fiore e appunto l'impollinazione, cioè l'insetto che si nutre di questa abbondante quantità di nettare. Yeah, so what's very interesting about it is the nectar sometimes contains ethanol or hallucinogenic or narcotic substances. So after, especially the wasps, very big wasps, after they drink a lot of nectar, they show a strange behavior, which is called drunken insects. Okay. La caratteristica di queste piante è il fatto che all'interno del nettare è presente dell'etanolo e altre sostanze che hanno un effetto allucinogeno oppure sedativo. Quindi soprattutto gli insetti più grandi, che possono assumere grandi quantità di nettare, dopo vanno via, diciamo così, un po' ubriachi, con un volo un po' particolare, appunto con delle caratteristiche da insetti ubriachi. So it was studied because people sometimes didn't understand why the nectar has to have ethanol or narcotic substances. So the explanation was that insects has to be very big to carry the pollinia. But big insects have also the power to take off the pollinia. However, once they drink and they get a bit drunk, they are not strong enough to get rid of the pollinia from their heads, and they carry it to other flowers. So getting them a bit dizzy, a bit drunk, actually saves the pollinia and allows the insect to drag themselves and pollinate the rest of the flowers. Ok, ci si è chiesti appunto quale fosse il significato in natura di questa caratteristica, che qual era l'interesse della pianta a ubriacare gli insetti.
La spiegazione sta nel fatto che i suoi impollinatori sono degli insetti, come vediamo in questo calabrone, insomma, insetti di dimensioni ragguardevoli, e quindi potrebbero danneggiare i pollini, a strapparli, e il fatto che, perché sono molto forti, anche hanno mandibole molto forti, e quindi il fatto di essere ubriachi li rende meno forti, insomma, più delicati, quindi possono portare i pollini da fiore a fiore senza distruggerli. Yeah, so the last photo shows Hepatis helleborina forma clorotica. It's a very rare plant. There are only a few in Romania found this date, but they are completely lacking chlorophyll, so they are white, phantom-like. Okay. Qui vediamo la forma clorotica della Hepatis helleborina. Anche questa è una forma molto, molto rara, se ne sono visti soltanto pochi esemplari in Romania. La caratteristica è quella di essere completamente priva di pigmento, e quindi appare quasi, cioè, completamente bianca. Okay, another one is Epipactis purpurata. Of course, it's also very tall, a very imposing plant, and you can see here Epipactis purpurata forma rosea. Of course, the same, but without chlorophyll. So again, very rare. There is only one or two individuals found in the whole country. Ok, qui vediamo l'Epipactis purpurata nella sua forma, diciamo, classica. Sì, e invece a destra l'Epipactis purpurata nella forma rosea, anche questa è caratterizzata ad essere completamente priva di clorofilla, e quindi appunto questa colorazione rosea, insomma, quasi biancastra, quasi bianca, insomma. Okay, these two Epipactis gurgly, you don't have to say the name, and Epipactis danubialis, they are both endemic to Romania. So they are extremely rare. They are found in the south, in the Danube Delta Biosphere Reserve. So they are actually confined to one place only, one area only, which is called Leta Forest. It's a very beautiful forest in the south, in the Danube Delta, within the Danube Delta. But these two species are extremely rare, and they are found only on a couple of square kilometers in Leta Forest. Okay, vediamo queste altre due specie. Della prima non pronuncerò il nome, la seconda si chiama Danubialis, che sono state ritrovate in un'area di solo 2 chilometri quadrati, nella parte sud della Romania, nel delta del Danubio, in particolare in una riserva chiamata riserva biosfera nel delta del Danubio, e dove si trova la foresta Letea, che è il nome della foresta Letea, e quindi sono molto rare, si trovano solo in quest'area così ristretta, queste popolazioni isolate. So the second one, Epipactis danubialis, is actually 4 centimeters tall. Ok, queste sono specie invece più piccole, e in particolare la danubialis è alta solo only 4 centimeters. Only 4? Yeah, 4. Solo 4 centimetri, quindi molto più piccola delle precedenti che abbiamo visto. It's like a mini plant. È una orchidea miniatura, insomma. Yeah. Okay, the others are, for example, Epipactis albensis, very rare in Romania, confined to one area only. Ok, invece vediamo alcune specie di quelle che abbiamo detto che sono self-pollinated, insomma, se sono autofertili. Abbiamo l'albensis, anche questa si trova solo in un'area in Romania. Yeah, Epipactis exilis, microfila and mulleri, they are all self-pollinated. Ok, anche la exilis, la microfila e la mulleri sono anche tutte queste autofertili. Ok, we have a very rare Epipactis nordeniorum. Ok, una specie molto rara, l'Epipactis nordeniorum. Ok, Flaminia, Groeteri and Neglecta, they are all rare, very rare, and they again are self-pollinating. They don't need insects, really. Ok, anche queste altre specie, la Flaminia, la Groeteri e la Neglecta, sono anche queste delle specie che non necessitano degli insetti per essere impollinate. So if you can see from the photos, if you can look inside the labellum, in the nectar cup, there is no nectar. The labellum is actually almost empty because it doesn't need insects, it doesn't secrete a lot of nectar.
Ok, qui vediamo la forma così particolare del labello che dicevamo prima, quindi questa forma a coppa, la coppa del nettare, che però in queste specie non contiene nettare, perché non necessitando di insetti per essere impollinate, appunto la pianta risparmia, non produce nettare, quindi la coppa del nettare è priva di nettare. Ok, so the last one, the other one is Epipactis atrorubens. I'm sure you all know it. It actually has a very nice, dark, beautiful red. Ok, l'Epipactis atrorubens è questa specie, insomma, dei fiori veramente molto, molto piccoli e con questo colore rosso scuro molto caratteristico, molto bello. So again, like Epipactis aleborine, it is pollinated by very big and strong insects, like wasps or bumblebees, and again, it secretes a lot of nectar, which is full of ethanol and narcotic substances. So in this image, you can see that the wasp, after drinking a lot, actually is completely drunk and fell hanging on the grass blades nearby. Ok, anche questa specie produce, cioè contiene dell'etanolo all'interno del nettare, perché anche questa è impollinata da insetti molto grandi, quindi da vespe oppure da bombi, e quindi anche questa specie ubriaca i suoi impollinatori. Nell'immagine a destra possiamo vedere questa vespa ubriaca che si attacca a dei fili d'erba per non cadere. Yeah, so they are so drunk sometimes that even if you go close to your camera, they can't even fly anymore. So they just drag themselves absolutely dizzy around the flowers. So they can't fly. Ok, questa specie, insomma, contiene un contenuto di etanolo molto molto alto che ubriaca particolarmente gli insetti, e quindi a volte sono talmente ubriachi da non riuscire a scappare neanche quando ci si avvicina con la fotocamera per fotografarli. Diciamo che ricorda noi alla fine di tante serate. Nora, I just said that it resembles us at the end of some glory night. Yeah, kind of, no? They are a bit like humans, no? Yes. Yeah. They look exactly the same coming home. Yeah. Okay. So, well, yeah. Keep going on. Yeah, okay. So the last one is Epipactis palustris. It's very beautiful. It's probably one of the most beautiful Epipactis species. And you have here in the middle image, you have a very rare phenomenon, which is called myrmecophily, which is flowers pollinated by ants. It's very rare, but it happens to orchids. So you have the ant with the pollinia stuck on the hand. Ok, l'Epipactis palustris, vediamo in questa foto al centro il fenomeno della myrmecophilia, cioè fondamentalmente l'impollinazione a carico delle formiche. È un fenomeno molto raro, però alcune volte succede. Appunto, le formiche vanno per nutrirsi del nettare e le resti restano attaccati, raccolgono insomma involontariamente i pollini che restano attaccati sulla testa. And so the last image is Epipactis palustris with no pigmentation, with no anthocyanins. So it's a bit whitish form, let's say form a variety albiflora. Ok, invece sulla destra vediamo l'Epipactis palustris, varietà albiflora, che è completamente priva di antociani e quindi ha questa colorazione biancastra. Ok, another genus is Limodorum. I'm sure you know it. It's a very beautiful orchid. It has no leaves, no green leaves. It has a lot of violet pigments, anthocyanins, and it's actually it has a violet hue all over the plant. Ok, vediamo il genere Limodorum. Questo è Limodorum abortivum, è una pianta che non presenta foglie e presenta questi fiori violetti. E ok, so it's the only blue violet orchid in Romania. I'm not sure if it's in Europe, but in Romania it's the only blue violet orchid, and the flowers are extremely beautiful. They are pollinated by large pollinators like moths sometimes. Ok, è l'unica specie di orchidea spontanea che presenta dei fiori violetti, insomma, con questo colore in Romania.
Nora dice, non so se in Italia è presente, sono presenti altri generi con dei fiori di questo colore, e anche questa è impollinata da insetti di dimensioni abbastanza importanti, spesso da delle falene. Yeah, and it secretes a lot of nectar, and it's very rare, it's confined to the south of Romania mostly, it's very rare. È una pianta rara, e si trova nel sud della Romania, è una pianta che produce una importante quantità, molto, molto nettare. Ok, genus Cephalanthera, I'm sure you know it, it means an anther like a head, it has a round anther and a big round anther, so it's the name comes from anther like a head, so it's a globular shape of the anther. Ok, abbiamo il genere Cephalanthera, il nome deriva appunto da antera a forma di testa, appunto perché hanno un'antera molto grande e globosa che ricorda la forma di una testa. Yeah, so they have a beautiful they have white colors and beautiful red colors, and they produce no nectar. Ok, esistono forme bianche e forme invece rosa, e anche questa non produce nettare. Yeah, the labellum is also split in two parts, the epihyl and the hypohyl. Anche in questo genere il labello è diviso nell'ipochilo e nell'epichilo. And the characteristic is that even if they have large green leaves, they actually like to live in an association with Ectomycorrhizae, a fungi, a specific fungi phenomenon which is called mixotrophy, and they get also minerals and carbohydrates from the fungi and also from their own leaves, from photosynthesis. Ok, questa pianta ha una doppia possibilità di ottenere il carbonio, diciamo, che gli serve per la sua crescita, sia dalla fotosintesi, ma anche da un fenomeno chiamato mixotrofismo, un'associazione con una micorrizza che appunto gli fornisce una fonte di carboidrati. Ok, so first one is Cephalanthera longifolia. It has longifolia from long leaves. Yeah. From? So Cephalanthera longifolia. Yeah. Yeah. It the main characteristic is that it has long leaves from La Cephalanthera longifolia, appunto, il nome longifolia deriva dal fatto che ha queste foglie lanceolate molto molto allungate. Yeah, it secretes no nectar, so it has no nectar. But to attract pollinators, it uses the bright yellow patch on the labellum, which looks like an egg yolk. Split all over the labellum and mimics yellow nectar. Ok, anche questa pianta non produce polline, ma produce questo falso polline, diciamo, che è questa colorazione del labello, che ha il colore simile al tuorlo dell'uovo, che attira appunto gli insetti. So if you look closer, so this is the third image, is a close up. You can see that actually the yellow is made out of long trichomes, yeah, and insects sometimes are found to be able to chew, so to eat these trichomes. The yellow patch is actually made out of these little furry papillae trichomes. Ok, se lo guardiamo a ingrandimento, praticamente si vede questa colorazione del labello, e a carico dei tricomi, quindi di queste strutture papillari che appunto nella sommità hanno questa colorazione, e a volte vengono proprio masticate dagli insetti che lo scambiano per del polline. Ok, the other two are Damasonium. It's again, sometimes it may self-pollinate. Ok, la Damasonium è una specie che è autofertile, insomma, si impollina da sola. Ok, and you can see the second one is Cephalanthera Damasonium variety chlorotica. It's again Damasonium without any chlorophyll, so it's very rare as well in Romania. Ok, invece la varietà clorotica è priva di clorofilla, quindi insomma il suo sostentamento avviene tutto grazie alla questa forma che abbiamo detto di ectomicorrizza, cioè l'associazione con questa micorrizza, e appunto è bianca, completamente priva di pigmento.
Okay, the last one is Cephalanthera rubra. It's very beautiful, red colored. It has a vanilla scent and it attracts a lot of insects. You can see here a little bee, and I'm not sure you can see, but the bee has stuck the pollinia on its back. Ok, questa è la Cephalanthera rubra, molto bella per questa colorazione, fiori piccoli, anche questa viene impollinata, cioè nella foto a destra possiamo vedere l'insetto che porta sulle spalle, insomma attaccata alle spalle i pollinia. So it's a very a difficult species actually. In Romania it's not very often found, but actually it needs approximately 10 years from the seed germination to producing the first flowering stem. Ok, è una pianta rara in Romania, non si trova facilmente, anche perché è una pianta che è molto lenta, ci possono volere 10 anni prima che la pianta dalla germinazione riesca poi a fiorire. Ok, another genus is Epipodium. It's a very rare orchid in Europe. However, in Romania it's quite abundant. You can see it in August, quite often in mixed forests. Ok, abbiamo il genere Epipodium, che è una pianta che è generalmente rara in Europa, però in Romania è abbastanza ben rappresentata e fiorisce in agosto. Yeah, this species has no chlorophyll, it has no leaves, and it has a brownish yellowish aspect, physical aspect, and it looks like a dried plant. Ok, questa pianta non ha clorofilla e non possiede foglie, non possiede clorofilla, e è caratteristica per questo colore, diciamo, brunastro, e ha l'aspetto di una pianta secca, sembra una pianta morta, secca. Yeah, it, actually it's very hard to be spotted because it mimics the bed of dead leaves where it grows, so it's very hard to see sometimes. Ok, è una pianta difficile da vedere perché si mimetizza con il pavimento della foresta, con la lettiera di foglie circostanti, e quindi è difficile da focalizzarla, quindi da riuscire a vederla. So it's a rewarding orchid. It secretes nectar at the base of the labellum, and you can see here a fly hovering the nectar, trying to lick the nectar from the base of the labellum. And it actually attracts a lot of insects, and it needs to be pollinated within 7 days after flowering. Otherwise the plant dies always. Ok, è una pianta che deve essere impollinata, attira diversi insetti, in questo caso vediamo una mosca, produce appunto il nettare, è una pianta che deve essere impollinata 10 days after the... So if it is not pollinating during the first 7 days, the plants usually die. Ok, deve essere impollinata entro i primi 10 giorni, perché se non viene impollinata entro questo periodo la pianta muore. Ok, so it's also protected. It's people consider it very rare, but actually in Romania it is not. And when the summers are very rainy, you can see actually huge small populations, sometimes made of tens of plants. Ok, è una pianta. Ok, let's go. Ok, è una pianta che è considerata rara, ma in realtà in Romania non lo è, però è comunque una pianta protetta, e in particolari in situazioni in cui c'è un andamento stagionale particolare, quindi in particolare quando la stagione estiva è particolarmente piovosa, si possono vedere dei tappeti, insomma, delle popolazioni molto abbondanti di questa orchidea. Yeah, so it's also a very slow plant to mature. It needs about 11 years to produce its first flowering stem. È una pianta anche questa molto lenta nel suo sviluppo, ci possono volere anche 11 anni per arrivare a fiorire. Okay, another genus is Hamarbia. Hamarbia is very rare in Romania, only a couple of individuals. Ok, Hamarbia è un altro genere, è molto rara in Romania, ci sono trovati giusto solo un paio di individui di questo genere. Yeah, it's pollinated by insects, and you can see in the second image a few drops on the labellum. These are actually drops of nectar, so sometimes it is believed the insects land and drink these drops of nectar and they pollinate the plant.
Ok, una pianta che produce nettare. Nella foto al centro si possono vedere le frecce indicano la presenza di goccioline di nettare, quindi gli insetti atterrano e si nutrono appunto di questo nettare. It may also multiply vegetatively, so it produces these bulbils at the base on the top of the leaves, and these little bulbils drop around the mother plant and they form each of them a new plant. Ok, è una forma particolare di vegetare, di riprodursi. Nell'immagine a destra possiamo vedere che la freccia indica questi raggruppamenti di bulbilli che possono cadono poi sul terreno e da ognuno di questi bulbilli, bulbillo si forma poi una nuova pianta. Ok, another one is Liparis. Liparis is also a very rare Romanian orchid. It grows only in swamps and very, very wet areas. Ok, in genere Liparis è anche questa una pianta molto, molto rara. Cresce in wet areas. Anche questa che cresce in aree umide, in aree paludose. Yeah, we have about, let's say, 10 plants in the whole country. Sorry, we have this? We have only 10 plants in Romania. Ah, ok, in tutta la Romania, in tutto il paese sono state trovate solo 10 piante, quindi anche questa molto rara. Yeah, it's a self-pollinating flower. It has a self-pollinating flower. So the little pollinia that are very waxy and very hard, they can be moved on the stigma only by the help of raindrops. So it's called this pollination is called ombrogamy. Ok, è una pianta che si impollina da sola, non ha bisogno di insetti e i pollini possono essere, diciamo, spostati anche da delle gocce d'acqua, gocce di pioggia, quindi non ha bisogno degli insetti, basta la pioggia per essere impollinata. Questo fenomeno è chiamato ombrogamia. Yeah, so it might take some people believe it might take 15 years to produce the first flowering stem. Ok, si ritiene che possono essere necessari anche 15 anni per produrre il primo stelo fiorale. Ok, the other one quite rare is Malaxis monophyllos. It grows in only one area in Romania. Ok, abbiamo il genere Malaxis con l'unico rappresentante Malaxis monophyllo che cresce anche questo solo in un'area specifica in Romania. It actually produces a very strong smell of fungi. Produce un odore caratteristico molto forte di funghi. And it attracts flies, mainly flies, because they need to lay their eggs on fungi. And in the last image you can see here a fly attracted by the smell, which actually is pollinating the flower because it has the yellow pollinia stuck to its mouth parts. Ok, questo odore di funghi è legato al fatto che il suo impollinatore sono soprattutto mosche che sono attratte appunto dall'odore di funghi perché depongono le uova sui funghi e quindi in questa immagine possiamo vedere la mosca che sta tentando di deporre le uova intanto si vede che sulla sua proboscide, sul suo apparato boccale sono rimasti attaccati i pollini. Okay, so the last genus is, so this is the end of the talk, the genus Colarohiza, in Romania represented by Colarohiza trifida. Okay, l'ultimo genere che vediamo è il genere Corallorhiza, in Romania è presente solo la Corallorhiza trifida. Yeah, the main characteristic is that the root is a rhizome and it has the shape of a coral. Ok, la caratteristica principale è che il rizoma, come vediamo nella foto a destra, quella in alto, è il rizoma con le radici insomma, che assumono questa conformazione alla forma di corallo, per quello si chiama Corallorhiza, quindi dalla radice a forma di corallo. Yeah, so the plant is again leafless, it has no green leaves, and it lives with the help of a mycorrhizal fungus. Ok, anche questa pianta è completamente priva di clorofilla, non possiede addirittura foglie e anche questa vive in associazione, in simbiosi con una micorrizza per la produzione di carboidrati. Yeah, so the flowers are very small, but they have a white labellum and it's very shiny and contrasty with the dark background and it attracts small insects that actually sometimes pollinate the flowers.
Ok, i fiori sono molto piccoli, quasi insignificanti, però hanno un labello chiaro e bianco che è molto brillante e quindi attrae queste, queste piccole mosche. Yeah, it has no nectar and it can also self-pollinate, so may produce a lot of seeds and fruit. Ok, questa, anche questa pianta non ha nettare e può essere anche, anche autofertile. Yeah, so this is the last one. So my last slide is the book. So thank you very much. This was the talk on Romanian orchids. Thank you. Ok, questa è l'immagine di copertina del libro scritto, scritto da Nora e ci ringrazia. Complimenti, grazie a te Nora, grazie mille. Accendiamo un po' tutti i microfoni. Questo è un bellissimo libro che adesso vedremo se riusciamo a ottenere anche noi di Alao. Grazie anche Enrico. Niente, io sono rimasto attaccato al video come se fosse un documentario di Piero Angela con il bello che c'è Nora, ma meraviglioso. Complimenti. Complimenti. Bravissimi. Bravo Enrico, ha tradotto benissimo. Thank you. Grazie. Thank you so much for translating it. Thank you to you for the presentation. Thank you Nora. Thank you. No, everybody, thanks you, and Johnny says that you remain attached to the screen like a TV documentary. Yes, yeah. Thank you. C'è anche una varietà rumena del libro? Una variante? No, only in English, I'm afraid. Only English? Yeah, only in English. Ma dillo in rumeno! Vabbè, si sono capiti. No. Volevo che sentissero e capissero tutti. Yeah, it's a problem in Romania because many people don't read English. So I had a difficulty to sell it in Romania, but I wanted to have it in English because I wanted a lot of other people to understand it and to see it. It's the first book on orchids in Romania in the last 100 years. Oh, yes, I understand. Ok, allora so lei dice che il libro è scritto in inglese, per lei è una difficoltà perché in Romania poche persone leggono in inglese, insomma riescono a capire l'inglese e quindi questo può limitare la diffusione del libro in Romania, ma a lei non importa perché voleva insomma, un pubblico più ampio per il suo libro e quindi l'ha scritto in inglese lo stesso. E in Romania non ci sono libri sulle orchidee spontanee, e questo è il primo libro che è stato scritto negli ultimi 100 anni. Complimenti allora, complimenti. Oh, bravo, bravo. Thank you so much. Adesso, puoi disattivare la presentazione così ci vediamo un attimo in faccia, che ci sono un po' di domande. Sì, due domandine ci sono. Oddio, Gianni, io mi sono perso con le domande, non guardavo la chat. Solo due, tranquillo, sono solo due, sono le mie. Ah, due domande, ok. Due domande generiche. Chiede a Nora se può chiudere la presentazione così ci vediamo in faccia. Nora, can you close the presentation, please, on the screen so we can see each other's? Okay. Like that? No, we still see the presentation. Aspetta, okay. Now, right? No. Okay, yeah, okay. You see? Allora, yes. We are. Okay, yeah. Okay, yeah. Cominciamo con la prima domanda. Vabbè, in Italia sappiamo quanto sono protette le orchidee spontanee, ma com'è appunto la situazione in Romania? Sentivo che ripeteva spesso che alcune sono protette, ma che tipo di protezione è? Okay, Nora, the question is, in Italy all the wild species of orchid are protected. And Johnny is asking which is the situation in Romania and in which terms the protection is intended. In Romania it should be the same, yeah? So it should be the same. However, orchids are not very well known, so people don't know much about the orchids. The problem is that if you advertise them and if you give away the locations, you endanger them. So you have to keep the locations somehow secret because it's better for the orchids. People are so
curious and they are so eager to see the plants that sometimes they actually uproot them. They take them from their natural habitat and they take them for their private gardens. So this is not good. So it needs still a lot of time for people to understand that the orchids should be left where they are and protected. So that's why it's better for now just to explain to people and keep the locations a bit secret. But by law, they are all protected orchids, but they are not respected. People don't respect sometimes the law. Ok, cioè fondamentalmente in Romania la situazione è la stessa che in Italia, quindi tutte le specie di orchidee spontanee sono protette in termini di legge, nel senso la legge ne vieta la raccolta, sono tutte protette. Il problema è che in generale la gente non ha una grande cultura orchidofila, cioè non conosce le orchidee spontanee, non sono molto ben conosciute generalmente dalle persone. E in più nel condividere la conoscenza da una parte c'è un aspetto positivo, quindi di far conoscere le orchidee spontanee alle persone, però d'altra parte c'è ancora una cultura del rispetto poco radicata e quindi è pericoloso, è un'arma a doppio taglio, perché soprattutto condividere le posizioni di dove si trovano le orchidee per permettere alle persone di osservarle in natura, perché la tendenza è ancora quella di volerle possedere fondamentalmente, quindi le persone hanno ancora l'atteggiamento di raccoglierle, di portarle, per portarle a casa, raccogliere i fiori, quindi la legge le protegge da una parte e la protezione che fanno le persone come Nora è quella da una parte di farle conoscere e da un'altra parte di tenere segreti le location dove si trovano in natura. Un po' come in Italia, quindi, come... Just like in Italy, Nora. Oh! They oh my god, really? So I know that in Italy orchids are very well known and there are a lot of books on Italian orchids and I hope people will learn how to protect them. Yes, there's some books, not just the one that you write, but there is still the tendency to need to possess the plants, so people still collect it from the wild. Yeah. Well, I'm trying to explain a lot to people and I'm trying to show that, you know, orchids are very slow developing plants and they have to be protected. And even if you uproot them, they will not be able to survive in your garden ever. So it still needs a lot of time to understand, for people to understand. Ok, Nora dice che lei tenta comunque di educare le persone, di spiegare il fatto che le orchidee sono piante comunque lente, abbiamo visto dai 3 ai 15 anni di tempo per andare dalla germinazione fino a arrivare a fiorire, e quindi lei appunto tenta di spiegare alle persone questa lentezza nella crescita, questa loro delicatezza, soprattutto una volta strappate via dall'ambiente naturale, perché sono piante che nei giardini domestici, insomma nel giardino di casa, non sopravvivono, sono destinate a morire una volta asportate dall'ambiente naturale. In Italia, diciamo, vogliamo tagliargli le mani. Johnny says that he would like to cut the hands of people that collect it from wild. Yeah, well, we'll have a lot of hands everywhere. Dice Nora che in Romania avrebbero mani sparse, fai amputate dappertutto. Poi, vabbè, c'era sempre una mia domanda, ma per iniziare, se ha dato degli appuntamenti, quindi si è messo d'accordo con tutti gli insetti che è riuscito a fotografare. Complimenti per la pazienza e per il tempismo. Okay, Johnny says compliments for your picture of the pollinating acting, and he's asking if you are agree with the pollinators, just you have trained them to go on the flower and all, so do this and like this. You have an act with the pollinators to do so. I don't know, it's quite hard, but I love insects a lot, so I don't do anything, I just hide there. I'm all dressed in green, yeah, like the grass, and brown green clothes, and I sit there for very, very long hours and wait, and when they come, I have to take the picture. Ok, Nora dice che non ha addestrato gli insetti, anche se gli piacciono molto gli insetti, fondamentalmente
c'è un lavoro dietro al fatto che è riuscita a raccogliere quelle immagini. Fondamentalmente si è vestita verde, cioè mimetica come l'erba, e ha avuto tanta pazienza di rimanere in posa aspettando appunto l'arrivo degli insetti e per poter prendere queste bellissime immagini. Io non ce la farei neanche con l'etanolo dei fiori. Have you understand it, Nora? Johnny says that even with the ethanol, he can't do so. He's not so patient to wait for the pollinator. Yeah, it's quite funny, you know. They are indeed very, very funny insects, and they have a very strange way of behaving on the flowers. So it's interesting, you know. If you can wait, you have also to remember that Romania has very hot summers. So sometimes it's 38, 40 degrees. So you have to sit there in full sun with the camera and wait. And, you know, it's a bit difficult sometimes. In Romania, nei campi, insomma, dove fioriscono ci possono essere anche 30, 40 gradi. Quindi è stata veramente una grande pazienza rimanere lì appostati a aspettare gli impollinatori. Caspita, complimenti ancora, veramente, complimenti. Un'altra domanda di Catherine, vorrei sapere in quali mesi fioriscono, se c'è un periodo più florifero a questo punto. Okay. Immagino... Catherine's question is about the in which months there are the full bloom. So we have seen that they bloom from April to August, but I think that the answer is if there is some months in which you can find the main species in bloom. Yeah, the best months are May and June. Imagine. So you can come in May and June and you can see 80% of the species live. So I think it's the best May and June, yeah. Okay. And also if you want to see Himantoglossum, for example, or you have to come in July, but that's all in July. And of course, Epipactis that starts in July, August. But if you want to see very beautiful other species, May and June are the best. Ok, quindi Catherine, hai capito, il periodo migliore è maggio-giugno perché c'è l'80% delle specie in fiore, mentre invece le Epipactis cominciano più tardi, quindi da... From August, no, the Epipactis, and yes. Which is the other genre that blooms in July? The genre that blooms in July. Himantoglossum. The tall one is very tall. Himantoglossum. Okay. Quello molto 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 alto. Invece fiorisce a luglio, solo a luglio. Quindi se vuoi vedere l'Himantoglossum devi andare a luglio. Se vuoi vedere invece la maggior parte delle orchidee spontanee fiorite devi andare in maggio giugno. Un mese, due mesi dopo la stagione italiana, perché immagino che fa un po' più fresco. Sì, the weather is a bit cooler than in Italy, or is the same than in Italy? Cioè, the blooming season is postponed, or is this in the same period? So the blooming season starts in April, early April. I'm sure in Italy starts a lot earlier in February, perhaps. Yeah. No? Yeah. In Romania in February, March is still snow. It's winter. E sta ancora nevicando. Sì, ok. Come dice Johnny, il periodo di fioritura è un po' posticipato rispetto all'Italia, dove le prime fioriture le vediamo a febbraio, mentre invece a febbraio in Romania c'è ancora, a febbraio-marzo c'è ancora la neve, quindi è tutto spostato in avanti di un paio di mesi. Quindi Cati, guardi prima le fioriture italiane, poi si prende un aereo, si va in Romania, si vedono quelle direttamente in Romania. Sì. Esatto, con quella scusa facciamo doppia vacanza. Le vediamo due volte, in Transilvania. In Transilvania, sì. Jenny suggested us to first see the bloom in Italy and then move to Romania to see the bloom in the rest of the season. Yes, that's a good idea. April, May, Massimo fa una domanda sul tuo libro. Quanto tempo è stato necessario per catalogare tutte le orchidee del libro? In quanto tempo hai fatto quindi quella raccolta? Ok, Massimo's question is how many time it takes to
collect all the information about the wild orchid and also to catalogare, come si chiama? Non mi vengono to collect all the data about orchid, the species, the genery, the How much time did I need to do the book, or how much time one needs? No, the backward works. The field works. I think the time you need to collect the filed information, the picture, the observation in the wild. Like we were saying after, so you have to go in in May to see some orchids, then return in July for the Manto Glossum, then for the apricots. The field work, I think, how many time? Yeah, it's you need quite a bit of time because they are split all over the country, so you have to travel. Yeah, so they come in waves. They come one by one after the other. So you have all the time to be on the road and to travel from April till September if you want to see them all. And they grow in very different parts of the country. So it's a lot of traveling. Yeah, tens of thousands of kilometers. Every summer, I travel about 40 to 50,000 kilometers around Romania if I want to see them all. Okay, and then how many times to collect the information and together and then have you can spend a few days in each place and you can see everything. And if you know the locations, you can go straight to the location, take the pictures and go home. But if you don't know the location and you have to look for them, you need a week maybe sometimes to find them. Okay, and then to analyze your So for me to write a book, to write the whole book, plus to find the new species and the new hybrids, which I found because I was lucky. Yeah, I didn't look for them. I didn't even know they existed in Romania. It took 3 years. Okay. Quindi Massimo, ci sono voluti 3 anni per partorire il libro, diciamo, quindi per le osservazioni di campo che sono molto lunghe perché bisogna spostarsi per tutta la Romania e a volte solo l'osservazione in un'unica location può durare anche una settimana. E poi lei, insomma, ci ha detto che per scrivere il libro, raccogliere dati, analizzare, insomma, e mettere insieme il libro, ci sono voluti 3 anni. Yeah. So, during the winter, I used to read a lot and, you know, to write the texts and to do my research. And in the summer, from April till September, I used to run around and take pictures and, you know, collect all the data. And this is how I wrote the book. Ok, in questi 3 anni, principalmente nel periodo invernale, ha studiato, analizzato i dati, raccolti, messi insieme, catalogato, studiato, invece nel periodo estivo, osservazioni sul campo. Complimenti, veramente. Sempre Massimo chiede, progetti futuri, per caso in nuove esplorazioni in altre nazioni? Ok, what about next project, Nora? Are you planning exploration in other countries? Yes. I hope I will. I hope I'll go to Middle East to do some research on orchids. And then I hope I will start traveling in Europe and see some of the species that don't occur in Romania. And then I'm planning to write 2 more books. One will be only about pollinators, so it will be only about mimicry strategies and pollinators, because I have a lot more images of pollinators and I have a lot more texts about pollinating orchids. And then the second book will be another version of probably Romanian orchids, but it will be a very a larger one. Ok, quindi progetti futuri, sì, sicuramente sì, vuole esplorare i paesi degli altri paesi dell'est e anche altri paesi europei per confrontare appunto le specie presenti in altri paesi rispetto a quelle in Romania. Altro progetto di scrivere ben altri 2 libri, uno sarà tutto dedicato agli insetti impollinatori, in particolare appunto al mimetismo che appunto mettono in atto le orchidee per attrarli, invece un altro libro sarà un libro sempre sulle orchidee
orchidee spontanee della Romania, ma un libro un po', un libro più grande, something like an atlas. Yes. A lot more information, a lot more images, a lot more detailed photos, like under microscope and small structures, ultra macro photography. Ok, un libro più dettagliato, quindi una sorta di atlante con molte più immagini e anche molti più dettagli e delle foto macro dove sono appunto messi in evidenza proprio i dettagli e la struttura delle piante. In bocca al lupo, complimenti. In bocca al lupo, come si dice? Best wishes. No, in bocca al lupo. Thank you so much. Yes, thank you. Complimenti. Io volevo chiedere... Yeah. Il libro si trova nelle librerie o come si può avere il libro, comprare? Okay. No, I translate, but we are buying group. Buying group. Shopping so, group. Ah, yeah. Buying group? Yes. Okay. Stiamo organizzando un altro gruppo d'acquisto per queste idee di Romania. So, one thing you have to remember, the book is... a limited edition, so I don't have a lot. I don't have very, very many books. It's a very big book, and it cost us a lot, so we couldn't print very, very many copies, but we still have a lot. We have a few libraries that sell it, but the lowest price is with me. Yeah, we also sell it. So I have the lowest price because the libraries, you know, they have this, they add a lot of extra money for them. Yeah. So for me, to be honest, you have to buy it from me and I'll also make you a discount, but you can find it in libraries as well, but you pay a lot more. For example, there is one seller in Germany. I sell him the books with very low price and he sells them with about 130 euros, which is very, very high. I don't do that. So the best is to contact me. I have the lowest price and I'll keep it the way it is. Although I didn't really write the book to make money. You know, I just wrote it because I like the subject a lot. So. Ok, Nora dice che il libro non ci sono tantissime copie, è un'edizione limitata perché comunque ha un costo stampare tante copie. C'è qualche libreria che li vende, anche in Germania ad esempio c'è una libreria che li vende, ma lei ci suggerisce insomma che il miglior modo per acquistarlo è contattare direttamente lei perché lo vende al prezzo, insomma, prezzo di copertina, al prezzo che stabilisce lei e non caricato di tutto il guadagno che ci mettono le librerie sopra per guadagnare, perché ad esempio un venditore in Germania ha un prezzo folle insomma rispetto a quello che è il prezzo di Nora e quindi contattare direttamente lei è il modo migliore per averlo, anche perché lei comunque non scrive libri per guadagnarci, per lei è una passione, quindi il movente insomma che l'ha portata a scrivere il libro è la passione per questo argomento e non per arricchirsi con la pubblicazione del libro. Quindi... questa passione si vede, complimenti Nora, complimenti. Okay. Bene. Quindi ci organizzeremo col gruppo d'acquisto, adesso parleremo con Nora un po' meglio, vediamo tempi e modi, nel frattempo gli altri libri stanno valicando la manica e quindi avete in arrivo anche altre cose. Complimenti veramente, io ho incollato al video vedere queste foto, le spiegazioni, perché affascinanti, le orchidee spontanee sono bellissime. Thank you so much. Thank you for inviting me and thank you for staying with me so late on Friday night. Si è fatta una certa, come si dice. Yeah, thank you. 10:30, sì sì. My pleasure. Thank you so much. Grazie mille Nora. Se hai qualche altra domanda, Alessandra, avevi qualche altra domanda? Perché le scritte sono a me, quindi se vuoi mettere il microfono. Prova a accendere il microfono, avevi fatto un paio di domande sul clima, ma forse abbiamo risposto che è un po' più fresco dell'Italia. Mm. Ok. E niente, ringrazio tutti per l'attenzione. Adesso voglio, se non ci sono altre domande per Nora, vorrei liberarla perché là c'è l'orario in più e quindi mi sa che sia un po' tardi anche per lei. C'è qualche altra domanda? No. Ne ho una molto tecnica, ma veloce. Mi senti? Massimo, vai tranquillo.
Allora, una cosa tecnica sull'Epipodium affillum, che risulta qui che nel Piemonte, o davanti alla Francia del Piemonte, ha delle grosse difficoltà nelle fioriture perché si trovano delle fioriture ipogee, cioè non riesce neanche a fiorire esterno, ma fiorisce sottoterra. E volevo sapere se anche lei ha riscontrato questa cosa. Ripeto, Epipodium affillum. Epipodium, Massimo, Epipodium? Epipodium. Epipodium, ok. Affillum. Affillum. Ok. In Piemonte. In Piemonte, sì. Massimo's question is about Epipodium affillum in one region of Italy, Piemonte. Is a region in the west part of Italy, in the northwest part of Italy. And Massimo says that the plant has difficult to develop because it's been found some underground ipogee blooming, and it's a difficult to the plant to complete the development and the reproduction. Yes. Yeah, that's correct. In Romania as well, I found a few flowering stems underground. Yeah, so what happened was, at least in Romania, there were fallen trees and then fallen ground. So the flowers couldn't come up. So they flowered under the trees, under the ground. So, but that's the only time I found it. It is actually known that Epipodium, if it's a bit cold, in which the summers are very cold, it flowers underground, but it is very rare. If it happens all the time, it's a problem then. It's maybe a problem with the climate or with the habitat. So, yeah, but it's probably the only European orchid that is able to flower underground. Ok, lei dice Nora che anche in Romania si è osservata la stessa situazione, in particolare quando il terreno è ricoperto da alberi, oppure quando c'è una stagione estiva particolarmente fredda, questa pianta può avere la tendenza a fiorire sottoterra e quindi sì, effettivamente è un problema poi per la riproduzione, e la stessa situazione si è osservata anche in Romania, appunto correlata a questo andamento climatico, ad esempio. Ok, grazie. Sì, lo stesso comportamento anche in Romania. Bene, qualche altra domanda? No. Quanti vogliono il libro? Ci sono già delle prenotazioni, Nora, ci sono già delle prenotazioni, bene. Adesso ci organizziamo anche per questo, eh? Vediamo se riusciamo per il mese di novembre. Va bene, ringrazio tutti per l'attenzione, adesso fermo la registrazione e siamo liberi.